Costituzione, che parola? Cosa? Hanno creato il nemico, certo, perché lì non possono controllarlo come hanno fatto con la televisione, no? Se aprono una pagina su Facebook, questi signori editori li riempiono di insulti, li costringono a chiuderla. Questo è il concetto vero. E allora, parlando di Costituzione, che è una parola che secondo me bisognerebbe usare con moderazione, mentre adesso in campagna elettorale tutti questi signori che vogliono fare il decreto Bavaglio, la legge sul bavaglio, parlare di cancellare il carcere o dimezzare la pena per il concorso esterno dell'associazione mafiosa, chissà come mai. Ecco, sentiamo un po' di parole di qualcuno che sapeva parlare ai giovani tanti anni fa, uno dei nostri padri costituenti, Calamandrei, uno di quelli che ha scritto la nostra Costituzione, che parlava in un'università agli studenti e spiegandogli che cos'era l'indifferentismo, che è la stessa cosa che succede nel 2013 anche nel nostro paese, però non più, almeno per noi qui tra amici. Andiamo con il video. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova? Bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, un po' una malattia dei giovani, l'indifferentismo. La politica è una brutta cosa, che me ne importa della politica? È così comodo, la libertà c'è, si vive in regime di libertà, c'è altre cose da fare che interessarsi di politica e lo so anch'io, ci sono, il mondo è così bello. Sono tante belle cose da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. E la politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. Una delle tante offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica. Io sono uno dei colpevoli, perché fino a qualche anno fa ero uno come tanti con i propri impegni durante il giorno, non è che hai tanto tempo per occuparti di politica. Questa malattia dei giovani, me le sono scritte queste parole che sono proprio belle. L'indifferentismo alla politica è una brutta cosa, non occupatevene, non indignatevi. E sempre parlando di comunità e di amici, di amicizie, come Guido, un amico un po' più vecchio che ho conosciuto sul web e che mi ha fatto appassionare all'indignazione, è questo signore, questo ragazzo barbuto che è Piero Ricca, che molti di voi conosceranno. Ciao Piero, grazie. Ciao. È uno di quelli che ha fatto appassionare le persone, gli italiani, all'indignazione, perché va con la telecamera e con il suo grande cuore, con il cervello, di fronte ai potenti e gliele dice in faccia. Piero, io sto qua, non me ne vado, ti sto a fianco. Intanto, amico un po' più vecchio nel senso della durata, sì, della nostra amicizia. Più vecchio di conoscenza. Okay. Più vecchio di conoscenza. No. Buon pomeriggio, buonasera a tutti, grazie. Allora, cosa vogliamo? Intanto saluto qui la nostra amica, ma se faccio vilipendio napoletano, vieni querelata anche tu, perché ripeti quello che dico. È quello che vorrei capire, no? Perché una delle priorità del governo delle larghe intese è fare una legge, la proposta Brunetta con altri 2 o 3 cialtroni, contro i contestatori di piazza. Ecco la priorità. Chissà cosa da dire Napolitano, è questo? Il binario di priorità delle larghe intese è questo? Fare una legge contro chi contesta coloro che hanno distrutto la democrazia in Italia e ora pretendono di ricostruirla sempre loro, senza mai chiedere un giorno scusa. Fanno la legge Calderoli, la porcata, che ha riempito di cavalli e di asini di Caligola il Parlamento della Repubblica, impiegati di partito, schiavizzati, e poi dopo qualche lustro dicono: no, quella era una porcata, ve lo garantiamo noi.
e ne fanno, ne preparano una ancora peggiore. Perché la legge elettorale, questo deve essere chiaro per tutti, funziona soltanto se è semplice, chiara, secca, funzionale, che cerca di trovare un punto di equilibrio fra governabilità e rappresentatività. Invece stanno facendo un papocchio per evitare la bocciatura da parte della Corte Costituzionale e per limare qua e là, in modo da essere garantiti che non sia mai che il popolo italiano impazzisca definitivamente e decida di consegnarsi al Movimento 5 Stelle. Giammai! Deve essere evitato per legge! Per legge! E un'altra priorità delle larghe intese si suppone, fino a prova del contrario, con il benestare o nell'indifferenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale di fatto ci sta portando verso un modello che non è quello costituzionale, verso una Repubblica presidenziale di fatto. E allora, se vogliamo andare lì, deve essere cambiata la Costituzione. Non ci può essere il presidenzialismo di fatto, in cui l'arbitro è anche il decisore, perché questo oggi è il presidente Giorgio Napolitano, dal quale mi piace pensare che qui in piazza persone diverse, che vengono da storie diverse, siano unite, possiamo essere unite da alcune idee comuni. Una di queste idee è che per l'agibilità democratica, che è tutta da ricostruire, deve esistere un perimetro di regole, di codice etico, di moralità, di buona politica, che precede la divisione fra ideologie e fra partiti. E allora le classi dirigenti sono chiamate a dare il buon esempio. E non a caso ho citato Napolitano. Se non aveva nulla di che temere, perché non ha reso pubbliche quelle telefonate intercettate? E vilipendio, e verrai denunciata anche tu. E allora, c'è stato un giorno in cui, se fossi un regista di un film, inizierei da lì per raccontare lo scandalo di questo paese. Interno giorno, Palazzo di Giustizia di Palermo, distruzione definitiva delle bobine con le telefonate fra Napolitano e Mancino. E poi, scena successiva, Roma, il giorno dopo, Parlamento, giuramento per il secondo mandato del presidente Napolitano, 88 anni, che fa capire, mentre si commuove davanti ai grandi elettori, che devono fare certe riforme, devono fare un governo di larghe intese, se no lui avrebbe preso le conseguenze. Qual è il retropensiero, il retrobottega di quell'accordo che ha impedito all'Italia di avere il presidente della Repubblica ideale, Stefano Rodotà? Non è che mi fisso con Napolitano, Matteo, però ci sono delle cose che mi attenderei dal primo magistrato dello Stato. Cioè, si dice nei corridoi della politica, e anche guardando l'anagrafe ciò appare verosimile, che quest'uomo di 88 anni che sta in Parlamento dall'anno della morte di Stalin, chi si ricorda l'anno della morte di Stalin? 53, Napolitano era già parlamentare. Ebbene, è vero che questo secondo mandato è a scadenza? Si dimetterà fra 2 anni? In quale contesto politico? Dopo quali decisioni? Noi vorremmo saperlo, perché sono le scelte che segnano l'evoluzione politica di uno Stato. Ecco perché il buon esempio deve venire dall'alto. E è necessario che tutti noi, con questa nuova generazione di opinione pubblica che nasce dalla condivisione, dalla circolazione libera delle notizie e delle opinioni,
ci riappropriamo di un'idea sana di politica. L'unica politica nobile è quella rivolta all'interesse generale. Tutto il resto è un modo per fare affari e fare mafia con altri mezzi. E vorremmo allora a questo punto, visto che si parla di certi temi, è mai possibile che dopo 20 anni questo nostro straordinario e disperante paese, il suo governo, sia ancora appesa all'esigenza di impunità di un piccolo uomo amorale, Silvio Berlusconi? Guarda che ti sente, è lì, è al Colosseo, è lì dietro, vuoi dirgli qualcosa? Ma io già gli dissi 10 anni fa, gli dissi qualcosa in un tribunale, lo incontrai per caso, ma gli dissi quello che purtroppo è ancora attuale. Non vorrei che fosse così, fatti processare, buffone! E il fatto grave è che la sinistra, il centro-sinistra, i progressisti, gli ulivisti, i PDSini, i democratici non hanno avuto in 20 anni questa chiarezza e questa severità di giudizio! Quando gli storici del futuro si chineranno sui reperti di questa torbida stagione politica degli ultimi decenni, certo andranno a cercare le colpe ad Arcore, certo andranno a cercare le colpe nell'ignoranza, nella cultura del compromesso, nella cultura dell'illegalità diffusa nella nostra nazione. Ma una delle responsabilità principali è il ceto politico di centrosinistra, Massimo D'Alema in primis. Non sono stati mai un giorno alternativi, sempre complementari, subalterni, collusi e complici. E dopo 20 anni di duopolio collusivo di fatto, questo governo di larghe intese è la ufficializzazione di questo grande amore fra loro. Si tengono assieme, l'uno non può stare senza gli altri. E dopo aver consegnato la nostra economia, la nostra sovranità politica al commissariamento eurotecnico, perché non si governa più a Roma, governa la BCE con i suoi editti e le sue lettere, e mentre noi siamo impegnati ad altro, la Costituzione già la cambiano per mettere il pareggio di bilancio, strettamente connesso al meccanismo di stabilità europeo e al fiscal compact. Quanti di voi hanno avuto un'informazione piena, ampia, corretta su questi fatti dai media ufficiali, dai grandi giornali, dalle grandi TV? Sono accadute fatti gravissimi. Perché? Perché hanno ancorato per i prossimi decenni la politica e la politica economica dell'Italia, ex Stato sovrano, alla volontà dell'oligarchia finanziaria e del direttorio europeo. Non facile da capire, per questo diciamo grazie agli operatori della comunicazione indipendente. Scusami Matteo, chiudo. No. Il giornalismo. Non mi devi chiedere scusa, questo volevo dire. Il giornalismo, ecco la bestia nera, non soltanto l'opportunismo, la malafede, la complicità del ceto dirigente di centrosinistra, ma la bestia nera di questo paese, gli intellettuali, i giornalisti, i direttori di rete, i telegiornali, i giornali. Sono stati premiati i peggiori, sono diventati delle star delle nullità, i più feroci, coloro che hanno meno scrupoli, i più abili nella diffamazione. I nomi li ho fatti, sono andato a cantarglieli in chiara in faccia per anni e li conosciamo tutti. Piero, allora, posso? Scusa, no, chiudi, poi ti faccio una domanda. È vero, non bisogna mai essere tifosi di un'idea o di un leader.
Quindi anche il movimento a 5 Stelle, i suoi rappresentanti, i suoi portavoce devono dare ogni chiarimento ritenuto utile dall'opinione pubblica. Certo. Ma è anche vero, mentre dico questo e mentre sono il primo a chiedere, perché l'onestà intellettuale non ci deve mai abbandonare un istante della nostra vita, sono il primo a chiedere anche al movimento che ha vinto questa grande sfida elettorale ed è di fatto la vera opposizione parlamentare del paese, deve evolvere la sua cultura politica, la sua organizzazione interna per diventare finalmente forza politica di governo. E allora, mentre dico questo, amici, dico anche che se il giornalismo prevalente dei grandi quotidiani, dei grandi talk show e così via avesse dedicato metà dell'attenzione, dell'accanimento che rivolge a quei poveri ragazzi che stanno dentro lì da 2 mesi e cercano ancora di trovare la bussola, se le avesse rivolta questa attenzione al sistema dei partiti che ha stracciato la giustizia e la Costituzione, vivremmo in un paese molto migliore e non ci sarebbe nemmeno bisogno di questo movimento. Ti faccio una sola domanda, perché poi siamo andati belli lunghi, ma sei come Monicelli che non crede alla speranza o a fianco all'indignazione vedi un barlume, una luce in fondo al tunnel per questo paese? Dai. Se siamo ancora in campo, Matteo, ci sarà un perché, no? Se siamo ancora in campo, ancora abbiamo voglia di dire, di parlare, sentiamo naturale questa forte esigenza di impegno, di sdegno, di partecipazione, sono tutti temi della speranza. Lo sdegno nasce dal coraggio, ma dalla speranza, che tu ti incazzi ancora per l'ingiustizia, non l'hai interiorizzata, non l'hai fatta diventare parte del paesaggio interiore, non ti sei assuefatto all'indecenza. E allora, se mi permetti lo spunto, visto che ho un microfono davanti a voi, siamo a Roma, è vero che le sorti di questo paese non devono dipendere dalla nostra ossessione antiberlusconiana, non ce l'abbiamo, non ce l'ho mai avuta personalmente, però se è lì questo affare come pietra d'inciampo, è chiaro che dobbiamo ancora occuparcene. Allora, l'esito del governo della cosiddetta pacificazione nazionale, anche l'uso delle parole, ma quale pacificazione? C'è stata una guerra civile fredda, come dicono questi cortigiani di regime? No! L'unica guerra civile, non so se fredda o calda, è stata quella operata da gruppi di affari e di potere politico contro la legge e contro il popolo italiano. E l'unica pacificazione davvero è cacciarli via. E però non possiamo fare tutto da soli, amici. La parte sana delle istituzioni di questo paese ha delle gravi responsabilità. Fra poco arriverà qui a Roma, al palazzaccio di Piazza Cavour, alla Corte di Cassazione, il processo d'appello, condanna 4 anni, interdizione dei pubblici uffici per 5, per questo nostro Berlusconi. La prescrizione stavolta rischia di non venir buona in tempo utile. Il giudizio ci sarà. Allora, sono convinto di interpretare anche la vostra intenzione, ditemi se no, nel rivolgere un appello ai magistrati della Corte di Cassazione: non subite e ricacciate indietro ogni ricatto, ogni appello. Giudicate soltanto secondo la legge e secondo la coscienza. Abbiamo bisogno di voi e difenderemo la vostra autonomia e la vostra indipendenza. Piero Ricca. Quanto mezz'ora, non so. Saluto la signora.